non posso saperne tanto. Super giù, c'era qualcuno qua dietro che c'era, anche vissuto. Emilio la batteria. Però l'idea ci è venuta anche perché 50 anni sono tanti, è mezzo secolo. E allora pensavamo di fare un po' di riflessioni su quello che è stato il 68, no? Nella nostra mente è stato un anno di rivoluzione, la realtà è che questa rivoluzione ha avuto cose che hanno funzionato e cose che peraltro non hanno assolutamente funzionato, anzi forse avremmo bisogno di una nuova rivoluzione, no? Per sistemare un po' le cose. E quindi resta il ricordo di quello che veramente fu, un momento in cui le persone potevano ribellarsi, disobbedire, essere irriverenti, libere. Ovviamente anche prima del 68 i giovani si ribellavano, ma in quella precisa fase la ribellione divenne un fatto universalmente accettato, una gomitata allo stomaco a chi riteneva che tutto sommato da giovani si è ribelli, ma poi ci si integra nel sistema. In ultimo il 68 diede l'occasione a migliaia di persone di poter riuscire a entrare nel mondo del lavoro. Solo i figli di papà a volte potevano accedere a determinati lavori. Il 68 non fu così. Oggi forse ci vorrebbe appunto un altro 68. Perché non era una manifestazione occasionale. Il 68 fu vero e andò fino in fondo. Dietro questa fortissima energia di una grande spinta propulsiva, purtroppo nessuno si pose il problema di costruire un disegno dietro a questo 68. E quindi fu anche l'inizio di cose belle ma di cose brutte, del nostro terrorismo estremo, ma anche di questo senso di libertà. Queste riflessioni non sono solo mie, chiaramente, sono un estratto di grandi giornalisti che hanno affrontato questa cosa. Ma soprattutto all'epoca, e ora ne suoniamo un po' l'inno di quell'epoca, tutti i giovani speravano di vivere in un nuovo Eden.